Salve a tutti ragazzi, giacché siete stati tantissimi, voglio ringraziarvi uno per uno per gli auguri datomi e per la vostra vicinanza, perché Frosinone ha un cuore enorme. Voglio bene a tutti, ce l'abbiamo fatta. Voglio fare un grande elogio a tutta Frosinone che ci è stata vicina, tutta, 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 tutta. Alla mia famiglia, ai miei parenti, ai miei amici, tutti, tutti, che ci avete sopportato per 25 giorni, dalla mattina alla sera, sempre. Questa è una brutta bestia, brutta bestia. E vorrei fare un ringraziamento all'ospedale Spaziani, sin dal primo giorno che sono qui, in pronto soccorso, tutti gentili, tutti veramente, stoicamente pronti a difendere la vita altrui. E un encomio veramente al mio padiglione, che praticamente è malattie infettive del secondo piano, dove ci stanno ragazzi, medici, infermieri, ausiliari, sono spettacolari, spettacolari. Fanno di tutto per salvare una vita umana, fanno di tutto. Va bene, comunque scusate l'emozione perché sono stato veramente male, 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 male assai. Per me questa è una Pasqua. Paradossalmente la migliore, perché sono rinato anch'io, grazie a Dio. Vaccinatevi tutti, 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 e non date retta alle stronzate della gente, negazionisti. Vaccinatevi, vaccinatevi. E voglio bene col cuore, guarda. Non pensavo di stare così. 25 giorni ho perso 12 kg, sono stato veramente male, male. Ok ragazzi, state tutti nel mio cuore, un pezzettino di voi sta nel mio cuore da sempre, finché camperò, perché Frosinone, il cuore di Frosinone non ci ha mai abbandonato. Scusate, sono emozionato, capitemi. Ho visto gente, amici miei, Bani, Lelai morire, il mio amico Romeo Serafino che è morto. Cioè, qua è una trincea, è un campo di battaglia, ragazzi, un campo di battaglia. Quindi tutelatevi. E tutelate i vostri genitori, quello è importantissimo. Vi abbraccio, spero di vedervi da vicino, uno per uno. Vi voglio bene. Forza Frosinone, forza allo Spaziani e la salute prima di tutto. Ragazzi, la salute è fondamentale. Solo la salute ci vuole. Diceva bene Massimo Troisi, non c'è amore, non c'è niente. La salute. Buona Pasqua a tutti, grazie di cuore.